Allora, intanto la cosa importante è capire che essere omosessuali ed essere transessuali o transgender sono due cose completamente diverse. Già il termine transessuale lo usiamo per intenderci, ma ce ne sarebbero molti più adatti che sarebbero preferibili. Allora, essere omosessuale vuol dire essere attratto da persone del proprio stesso sesso e innamorarsi di persone dello stesso sesso. Essere transessuali vuol dire non sentirsi di appartenere al genere che ci è stato assegnato in base alle nostre caratteristiche fisiche, quindi aver bisogno di adeguare il proprio aspetto al genere a cui si sente di appartenere. E questo è difficile sapere a quante persone accada, si può stimare che accada a una persona nata maschio su 10.000. Forse a una persona nata femmina in un numero inferiore di casi. Però poi ci sono tantissime sfumature. Per qualcuno basta veramente dei cambiamenti minimi, adeguare il proprio abbigliamento, la pettinatura, e già si sentono molto più a proprio agio. Per altri invece sono necessari degli interventi che richiedono l'aiuto del medico. Senta, è un mondo che rimane ai margini, in qualche modo viene spesso rimosso, ma che esiste, è spesso oggetto di discriminazioni umane e sociali. Sono molti in Italia quelli che chiedono di cambiare sesso. Si calcola che siano alcune decine di persone all'anno che chiedono aiuto ai medici per adeguare il proprio aspetto al genere a cui si sentono di appartenere, forse 200 persone all'anno. Quindi, siccome l'intervento è possibile dal 1982, l'aiuto dei medici, possiamo pensare che ci siano molte migliaia di nostri connazionali che si sono appunto rivolti al medico per questo motivo. In genere la scelta viene fatta intorno ai 20 anni, ma qualcuno anche decide di adeguare il proprio aspetto decenni più tardi, 40 anni o anche di più. Ma siccome invece la consapevolezza del proprio genere è qualcosa che in genere si acquisisce molto presto, più tardi viene presa questa decisione, più è facile che queste persone abbiano atteso del tempo con sofferenza, senza riconoscere magari neanche a loro stesse il proprio sentire. Questo speriamo che veramente accada sempre meno spesso.